Ancora una tragedia sulla strada della morte. La famigerata statale 268 infatti è stata teatro di un altro incidente mortale. 4 le vittime ed un ferito grave trasportato all'Umberto I di Nocera Inferiore. Numerosi gli interrogativi sulla causa dei diversi incidenti sulla statale vesuviana. Momenti di panico tra bambini e adulti accorsi a Caserta per osservare il celebre volo della Befana. Durante la manifestazione si spezza il filo che reggeva un vigile del fuoco che interpretava la vecchina su una scopa, facendolo schiantare contro il campanile, ora versa in gravi condizioni. 6 gennaio, festa dell'Epifania, la prima manifestazione della divinità di Gesù all'intera umanità con la visita solenne, l'offerta di doni altamente significativi e l'adorazione dei magi, autorevoli esponenti di un popolo totalmente estraneo al mondo ebraico e mediterraneo, avvenimento di fondamentale importanza per la tradizione cristiana che ha trovato riscontro in numerosissime opere d'arte. Torna come da tradizione a Mater Domini di Nocera Superiore il caratteristico presepe vivente. Cresce la febbre elezione a Sarno, potrebbe scendere in campo come candidato sindaco anche Antonio Crescenzo. L'ultimo bilancio di previsione, approvato in tempi record a San Marzano sul Sarno, mette in risalto come il comune sia uno dei pochi enti ad essere riuscito a mantenere basse le aliquote dei tributi locali. Ad Angri raccolta differenziata sopra il 50%. L'assessore D'Antonio difende l'ecoservizi dagli attacchi del consigliere Ferrara. E infine la nostra pagina sportiva con la settimanale rubrica di Gol in Gol.